Ogni anno 25 scrittori vengono scelti per fare lezione nelle scuole del Piemonte. Queste sono le loro storie. Siamo stati a Carmagnola a vedere la lezione di Fulvio Hervas. Ah, era una puntata di Addotto uno scrittore live. Di solito lo dico prima. Questo era un terzo incontro. Quindi gli studenti hanno potuto porre allo scrittore tutte le domande che finora non erano stati in grado di porgli, un po' perché ancora non lo conoscevano abbastanza bene, un po' perché non c'era stato tempo. Comunque gli hanno posto molte domande. Sentiamole! Secondo lei, tutti potrebbero fare lo scrittore o magari ci vuole una dote particolare? Allora, A, bisogna essere del leone. Con tutto il rispetto per gli scrittori, è uno di tanti talenti che hanno le persone. Veramente non tutti possono scrivere bene, naturalmente, ma uno che scrive bene a me è Dio, questo voglio dire, non è che sia chissà che cosa, è uno che ha una capacità. Poi bisogna però molto esercitarsi. Ma è mai stato bocciato? Terza. Storia, filosofia, fisica e però lo dice in italiano. E da qua, inglese. L'inglese lo sento bene. Tuttora. Una bella esperienza. C'è una bella esperienza. Poi l'università è un altro mondo, sì. Però questo se uno lo fa bene, una bella esperienza umana. Molto bella. Naturalmente, molte delle domande degli studenti si sono concentrate sul lavoro dello scrittore e su tutte le questioni editoriali che ci stanno dietro. Perché tra le case editrici ha scelto Marcos e Marcos? Perché mi pareva che fosse una casa editrice di nicchia, molto curata. Dopodiché però sono rimasto lì perché io non sopporto molti supermercati. Mi piacciono le botteghe di alimentari artigianali. Non mi piace il luogo in cui sei un numero. Fulvio ha proposto agli studenti un tipico gioco di quelli che sono fatti apposta per stimolare l'immaginazione. Ognuno a caso dice una parola, se ne prendono quattro parole che non abbiano evidenti connessioni l'una con l'altra. Biglietto! Elefante, abete e sedia. Quattro parole e poi trovare una storia che contenesse in modo sensato e sensibile queste parole. Un tizio di nome Mr. Brown stava camminando per la strada. Oh, cosa c'era per terra? Un biglietto della lotteria vincente. Con questo biglietto della lotteria va in India. In India trova un elefante selvatico, stato brado. Lo attacca l'elefante. Combattono! Ma lui ha il fucile e lo uccide. Ora la storia si biforca. Da una parte una tribù che venera elefanti lo lega a una sedia e legano la sedia a cui lui è legato a un abete e non c'è scritto altro, ma immagino che gli diano fuoco. Dall'altra parte del bivio, dopo aver ucciso l'elefante, vede un saggio seduto su una sedia che gli dice: hai ucciso un elefante sacro! E lo trasforma in un abete. E con questo non resta che augurarvi di vedere la prossima puntata di Addotto uno scrittore live. Perché perdendosela si perde la vita. No, forse esagerato.